Processo è partito, ma lui, l'imputato, Rasul Bisultanov, in aula non c'è. Così a Roma, a 4 anni e mezzo dall'omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci, ucciso nel corso di un pestaggio in una discoteca in Spagna a Lloret de Mar, davanti ai giudici della prima corte d'assise della capitale, è andata in scena la prima udienza senza il ceceno, estradato dalla Germania in Italia, ma scarcerato il 22 dicembre scorso a seguito di un'istanza avanzata dai difensori su un difetto di procedura. Il PM Erminio Amelio ha rivendicato il fatto che il procedimento si debba tenere in Italia. Roma è competente in quanto si tratta di un cittadino italiano ucciso all'estero. Dubito fortemente che venga processato in Spagna, nonostante che i difensori dicano che lui è in Spagna. Quando lui ha avuto il permesso dalla Spagna di stare una settimana a Strasburgo, il giorno dopo era già stranamente in Germania, sapendo benissimo che avevo un MAE a carico e che quindi l'avrebbero arrestato se intercettato. Quindi dubito fortemente che Bisultanov voglia prendere 20 anni di carcere. La difesa del ceceno, invece, nella persona dell'avvocato Gianzi, sostiene che l'uomo debba essere processato in Spagna, posizione che fa leva anche sulla clamorosa scarcerazione che alla vigilia di Natale scorso ha consentito al ceceno di lasciare l'Italia e che gli ha permesso di essere assente